Il termine utopia è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. Un sogno sembra un sogno fino a quando non si comincia da qualche parte. Solo allora diventa proposito, cioè qualcosa di infinitamente più grande. Adriano Olivetti. Start Me Up, l'innovazione tecnologica e sociale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. E la voce di Cristina Marras ci conduce al terzo podcast di Start Me Up. Ciao a tutti, vi parlo dal Dalek Studio di Messina e prima di introdurre l'ospite di questa puntata e il motivo per cui abbiamo iniziato con una citazione di Adriano Olivetti, vi ricordo che Start Me Up è prodotto da Smartwork, idee digitali per il mondo reale, con la collaborazione di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. La citazione con cui ho aperto questo podcast l'ho trovata sul sito di Peekaboo, un luogo dove le idee crescono, o, per usare la definizione che loro stessi usano, una Open Innovation Community. Open Innovation, focalizzate bene queste due parole perché ricorreranno spesso nell'intervista che sto per fare a Paolo Napolitano, che ha creato, fra le altre cose, anche Peekaboo ed è al telefono con noi. Ciao Paolo e benvenuto a Start Me Up. Ciao a tutti. Paolo, con Open Innovation si intende qualcosa che non si fa da soli, giusto? Assolutamente no. L'open innovation è qualcosa che si fa insieme, è proprio diciamo, il termine che va a significare innovazione aperta, perché appunto con la collaborazione e con il lavoro insieme tra talenti e aziende si può costruire innovazione vera. Con Peekaboo voi portate questo concetto addirittura a un livello proprio di comunità di persone, quindi proprio le raccogliete queste persone, no? Assolutamente sì, il concetto è sempre lo stesso, ovvero che l'innovazione nasce dalla collaborazione. La nostra storia ci vede appunto nascere in un campus universitario dove abbiamo collaborato con tutte le realtà che hanno costruito l'innovazione prettamente nel territorio di Roma attualmente, e questo ci ha permesso di crescere, di far crescere le realtà al nostro interno. Quindi il concetto di community l'abbiamo proprio del nostro DNA. Cresciamo, ci definiamo un'Open Innovation Community proprio perché facciamo tesoro della collaborazione dei founder di startup, dei mentor delle startup, e facciamo in modo che tutti questi attori possano collaborare insieme per trasformare delle idee in business model di successo. Qual è il cammino che c'è dietro? Come si è arrivati a formare questa la squadra che poi ha fondato Peekaboo? Innanzitutto siamo partiti, questo mi preme dirlo perché è un concetto che spesso non viene preso in considerazione, ma siamo partiti da un fallimento. Abbiamo fatto nascere una startup negli anni precedenti che si chiama IT Dinner, che ha anche avuto diciamo un discreto successo prima che entrasse The Fork sul mercato, e diciamo con investimenti ingenti di marketing ci togliesse un po' il mercato da sotto i piedi, e da lì abbiamo imparato, abbiamo commesso tutti gli errori possibili che potevamo fare. Però nel frattempo abbiamo anche appreso tantissime cose, abbiamo sviluppato un network di persone che poi ci hanno permesso di trovare una soluzione a un problema che piano piano ci veniva sempre più posto, ovvero tantissime persone intorno a noi ci hanno cominciato a chiedere: ma io ho un'idea, come faccio a realizzarla? Come faccio a far sì che quello che ho in mente possa effettivamente vedere la luce? È da lì che nasce Peekaboo, quindi da un'esigenza concreta del mercato. Pensiamo e riteniamo che oggi la strada imprenditoriale sia troppo poco spesso presa in considerazione, ma che al contempo esistano gli strumenti tali per portare avanti delle idee come forse mai prima d'ora nella storia. Per questo Peekaboo nasce, proprio per mostrare questa via, questa nuova via imprenditoriale, a giovani menti innovative, a persone che vogliano sviluppare, qualsiasi sia la loro età, un nuovo modello di business e capire cosa vuol dire concretamente fare startup. Paolo, il rischio quando si è un gruppo è quello di chiudersi. Come invece si riesce a rimanere aperti, quindi open? La strada dell'innovazione non può, deve essere assolutamente parallela a quella del coinvolgimento dell'esterno.
se noi portiamo avanti un'idea, un progetto in maniera chiusa, senza condividere contenuti, per paura, spesso c'è questa paura nei ragazzi che si interfacciano con noi di non condividere l'idea. Beh, quello che noi diciamo è che il pericolo principale, la probabilità di fallimento maggiore per l'idea stessa è proprio quella di non condividerla, perché non condividendo un'idea non la si fa crescere, non la si porta avanti. Quindi il consiglio che io do fortemente è quello sempre di interagire, di collaborare, di condividere, di lasciare da parte il fatto che qualcuno possa in qualche modo approfittare di questa informazione condivisa a proprio, per i propri scopi. Questo è un qualcosa che non succede quasi mai, ovviamente poi in dei contesti dove l'innovazione vuole che sia tutelata attraverso dei brevetti specifici, consigliamo anche di andare in questa direzione, ma allo stato dell'idea, quando io non ho ancora nulla in mano, è matematico che io non realizzerò mai niente se non la condivido. La regola, la formula che noi recitiamo simpaticamente per esprimere questo è che nel mondo dell'innovazione 2 più 2 è uguale 5. State ascoltando Start Me Up, c'è Fabio Bruno al microfono e al telefono con noi Paolo Napolitano di Peekaboo. Paolo, lasciamo per adesso l'Open Innovation e passiamo a un'altra colonna di Peekaboo, ovvero il metodo Lean. Quello che voi avete inserito nel Lean Startup Program, giusto? Assolutamente sì. Come funziona? Ce lo spieghi? Per minimizzare i rischi di fallimento è stato inventato da Eric Ries il metodo Lean Startup, coniandolo poi da tutto il tema del Lean Quality Management, appunto, che come principio ha il fatto di poter andare a realizzare dei cicli iterativi di sviluppo rapido per avere dei feedback dal mercato in modo più rapido possibile e poter così minimizzare il rischio di fallimento. Faccio degli esempi: se ho un'idea, invece di costruire un prodotto, di fare un'app e di spendere tanti soldi e tanto tempo nella costruzione del prodotto stesso, provo a raccontarla alle persone che dovrebbero essere gli utilizzatori di questa app stessa o di questo servizio stesso. In questo modo io loro otterrò subito dei feedback che potrò implementare poi nel mio servizio e così eviterò di fare un qualcosa di cui nessuno ha bisogno. Questo è, in parole povere, il metodo. E voi avete inserito questo metodo in un programma specifico che proponete ciclicamente a chi vuole entrare in contatto con voi, giusto? Esattamente, il Startup Program è un corso di preaccelerazione. Preaccelerazione vuol dire che noi lavoriamo nella fase dell'idea. Spesso le persone hanno un'idea, alcune neanche ce l'hanno, spesso neanche c'è un team, e noi formiamo un team e li facciamo passare attraverso 4 moduli: idea, validation, development e pitch, fino all'evento finale che è proprio il pitch day, la presentazione davanti agli investitori. Il percorso dura 3 mesi e permette, siccome non è full time, gli incontri sono una volta a settimana, permette di poter andare a sviluppare in un team quella che è un'idea di progetto e capire concretamente cosa vuol dire fare startup. I moduli, il modulo di idea è incentrato su appunto la generazione dell'idea, la creazione del team e la conoscenza dei nuovi trend tecnologici. Questo è fondamentale perché sperimentare la tecnologia è la prima cosa per poter poi andare a costruire e inserirla nei nostri business model di successo. La parte di validation, come abbiamo detto, è fondamentale perché trovare una soluzione a un problema che non esiste è inutile, quindi noi dovremmo andare a capire tramite la fase cosiddetta customer discovery qual è effettivamente il problema a cui vogliamo dare una soluzione, di cui i nostri clienti lamentano una sofferenza effettiva. A quel punto si costruisce un business model, una value proposition, una prima forma di validazione che spesso è una landing page, fino ad arrivare poi alla terza fase che è quella del development, dove si realizza un prototipo funzionante che concretizza per la prima volta la vision. Nel gergo dell'startup si chiama MVP, Minimum Viable Product, e da lì appunto si costruiscono anche le metriche
tutti questi fattori insieme, sintetizzati in una presentazione di 5 minuti, compongono il pitch che poi verrà presentato, come dicevo prima, davanti ad una platea di investitori, perché se si ha un team valido, se si è dimostrato nei 3 mesi di aver prodotto qualcosa effettivamente di concreto, si prendono degli investimenti. E questo lo fate anche via web? Abbiamo da poco attivato un corso anche insieme a Digital Magics della Startup University, il corso si chiama Startup Discovery, che permette anche alle persone che non possono venire fisicamente, non possono seguire il corso in presenza, di attivare, di poter concretizzare un'idea seguendo tutto il processo direttamente online. Non si trovano soltanto le video lezioni e il materiale didattico, ma essendo la startup un qualcosa che effettivamente ha bisogno anche del lavoro fisico, noi settimanalmente diamo una mentorship specifica e personalizzata ai team che partecipano a questo percorso online, perché la nostra volontà è quella poi di partecipare anche questi team nel pitch day finale. E volendo unire questo, diciamo, il concetto della Open Innovation che abbiamo detto prima a quello che hai spiegato giusto adesso, viene fuori il programma che a breve partirà in collaborazione con Unilever, perché l'Open Innovation voi la fate anche per terzi, conto terzi. È stato appunto per lanciare questo startup program dedicato a Unilever, giusto? Questo è un fattore essenziale, ti ringrazio per averlo citato, perché noi spesso, diciamo, in Italia ci lamentiamo di aziende che non investono in innovazione, non investono in talento. Beh, possiamo fare l'esempio di 3 casi specifici, ovvero Unilever, che hai detto te, Enel e anche Alternativa, con un'azienda piccolina poco conosciuta ma che sta investendo molto in innovazione, che appunto stanno percorrendo questa strada. Perché lo fanno? Perché loro hanno capito che grazie al talento e tramite queste metodologie che nella Silicon Valley stanno portando le startup al successo, possono far nascere dei modelli di business in poco tempo. E spesso non è così semplice farlo internamente in azienda, perché la burocrazia e i processi aziendali spesso appunto ne rallentano i processi. Quindi l'Unilever Startup Program in questo senso è un programma che è esattamente come abbiamo visto prima, di 3 mesi. L'obiettivo del programma è quello di trasformare delle idee in business model innovativi, quindi con delle metriche concrete. Il vantaggio rispetto al programma che dicevo prima è che Unilever finanzia interamente le borse di studio per i partecipanti. Le selezioni sono attive e chiuderanno il 20 novembre, che è la data d'inizio del programma, e ci sono delle challenge specifiche che sono dei settori su cui l'azienda sta investendo, sta cercando nuovi modelli di business, che verranno sviluppate con i team che andremo a formare proprio durante il programma. Cosa si porterà a casa chi deciderà di partecipare a questo programma? Allora, si porta a casa tante cose. Innanzitutto una metodologia e dei tool di lavoro che sono oggi tra i più richiesti sul mercato del lavoro. Spesso quando facciamo i nostri programmi, al termine neanche finiscono che le aziende ci chiedono dei partecipanti, perché appunto hanno una velocità di azione e di lavoro che è molto utile per le aziende di oggi che cercano skill digitali. Si portano dietro la possibilità di realizzare concretamente una startup. Nei casi di successo, queste non sono aziende che stanno pensando, vogliono effettivamente investire nell'innovazione, startup che se formate e appunto se validate opportunamente possono ricevere degli investimenti. Quindi questa è un'altra cosa che si portano dietro un network, il network dell'ecosistema delle startup, il network dell'azienda, perché all'interno del programma facciamo partecipare proprio in piena ottica di Open Innovation i manager aziendali che si vanno a interfacciare rispetto alle aree in questione. Aprirà la prima lezione proprio il CEO, l'amministratore di Unilever Italia, Angelo Trocchia, questo proprio per risaltare il commitment e l'importanza che per queste aziende stanno ricevendo questi programmi qui. Quindi
oltre a queste che sono, diciamo, degli intangible asset che si portano dietro le persone che partecipano, c'è la parte tangible, perché tutto il materiale, si riceve il certificato di partecipazione, si riceve l'ebook di tutto il programma, e quindi appunto poi nel tempo si potrà anche riconsultare o avere una certificazione specifica che dimostra la partecipazione a questo programma. Per quanto riguarda Unilever, che cosa ci guadagna? Unilever guadagna il fatto di stare in contatto con i talenti. Questo è un guadagno. L'innovazione viene fatta dai migliori talenti, quindi questo è un qualcosa su cui loro stanno puntando moltissimo. Ci guadagna il fatto di avere delle idee fresche, delle creatività da appunto giovani menti su dei campi su cui Unilever sta investendo, su dei campi su cui Unilever sa che nei prossimi anni potrà cambiare il proprio business model. Quindi l'insieme di idee e talento unito al percorso che noi gli facciamo seguire è tutto il valore che Unilever prenderà da questo percorso. Come nasce questo programma? Siete stati voi a proporlo oppure Unilever che vi ha cercato? Noi abbiamo, diciamo, sviluppato nella nostra community, che è molto, diciamo, ha un approccio molto informale. Ti inviterei anche a seguire quelli che sono i nostri eventi, ci farà molto piacere se appunto te e chi segue il podcast vorrà partecipare. E abbiamo un network molto sviluppato, e visto che c'era una persona che lavorava in Unilever che ha assistito ad uno dei nostri eventi Pitch Day, ha pensato che potesse essere un qualcosa di utile in azienda e l'ha proposto. Da lì sono scaturiti una serie di incontri che hanno portato poi a effettivamente lanciare questo programma. È andata così. E credi che quando una realtà di 2 anni come Peekaboo si misuri con multinazionali così grosse, cosa paga di più? Essere spavaldi o avere la giusta dose di umiltà? Tutte e due. L'umiltà è necessaria sempre, quando si è piccoli, quando si è medi, quando si diventa grandi. Diciamo, è una dote che qualsiasi tipo di startup o non startup deve avere, a mio modesto parere. Il tema invece della spavalderia è importante, non sull'accezione che può avere in termini di presunzione nei confronti di qualcuno che magari non padroneggia queste tematiche, ma di essere convinti che comunque quello che si sta facendo è per il bene delle persone che appunto stanno attraversando un determinato percorso. Spesso noi ci troviamo a dover contraddire, a dover diciamo riprendere, a dare dei feedback per poter anche incitare i team, ma anche le aziende, verso un tipo di percorso. Questo percorso funziona se viene fatto in una certa maniera. Spesso ci propongono di renderlo, diciamo, diverso, una proposta che ci viene fatta spesso non tanto dalle aziende, questo dall'università, cui abbiamo sempre rinunciato, è stata quella di fare lo stesso programma, però soltanto con professori universitari. In questo noi non ci crediamo, perché noi coinvolgiamo soltanto mentor che abbiano avuto esperienza nella parte di fondazione della società, quindi che abbiano effettivamente fondato della società, founder, CEO di startup, oppure mentor che hanno collaborato per anni all'interno di una startup. Questo perché riteniamo fortemente che è un settore specifico per cui chi non ha mai intrapreso la vita della startup prima è difficile che possa anche insegnarlo. Quindi diciamo, essere spavaldi nel senso di credere in quello che si fa, credere nella propria missione, questo sì, è un qualcosa che paga sempre. Paolo, ultima domanda: stiamo mettendo su una playlist per startupper e di volta in volta chiedo ai miei ospiti un brano che meglio identifica ciò di cui hanno parlato, o semplicemente una canzone, una loro canzone preferita. Tu che canzone scegli? Io è sia una canzone che mi piace molto, ma penso che sia anche molto in linea con l'ambito delle startup, ti consiglierei Rebel Rebel di David Bowie. Grazie mille Paolo per essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi. Lui era Paolo Napolitano, cofondatore di Peekaboo. Trovate tutti i link a cui abbiamo fatto riferimento, compreso quello all'In Startup Program di Unilever, su radiostarmiup.it. Prima di lasciarvi alle raccomandazioni di Cristina, vi ringrazio per aver ascoltato questo podcast. Alla grande!
Ti è piaciuto questo podcast? Dillo con una recensione o mettendo qualche stellina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Non sai come fare? Su radiostartmeup.it trovi le istruzioni, il link diretto a iTunes e il feed RSS che puoi usare su Android. Ci sono anche i link ad alcune app da scaricare gratuitamente che puoi usare per ascoltare i podcast direttamente sul tuo smartphone. Altrimenti vai su Spreaker.com e cerca Start Me Up. Start Me Up è un prodotto di Smartwork, idee digitali per il mondo reale, e può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostartmeup.it.